Ritratti di città in mostra a Como, 60 opere da Boccioni a De Chirico. Il genio di Igor Mitorai nella mostra Angeli a Pisa fino al 15 gennaio. Pupi Avati ai microfoni del Musa People parla del suo ultimo lavoro, Il ragazzo d'oro. L'autore della settimana è Federico Mollicone con il suo Roma in scena. Di nuovo insieme con il Musa TV. L'immagine della città moderna fra utopia, mito e realtà nell'arte italiana del XX secolo e del tempo d'oggi. Questo è il filo conduttore della mostra Ritratti di città, in corso a Como, 60 opere di grandi artisti da Boccioni a De Chirico, da Sironi a Merz. Fino al 16 novembre a Villa Olmo la mostra del Comune di Como, Ritratti di città, Urban Sceneries, da Boccioni a De Chirico, da Sironi a Merz a oggi, a cura di Flaminio Gualdoni. L'evento espositivo presenta oltre 60 opere attraverso un percorso che intende indagare per la prima volta attraverso una mostra l'incidenza dell'immagine della città moderna tra utopia, mito e realtà nell'arte italiana del XX secolo e del tempo di oggi. Tra le opere esposte, una scultura che Arnaldo Pomodoro ha realizzato appositamente per l'evento Comasco. Inoltre, Ritratti di città offre l'occasione di vedere opere mai viste o raramente esposte, perché provenienti da collezioni private. Tra queste, La città che avanza, di Giacomo Balla, esposta qui per la prima volta, oltre che Via Toscanella, di Ottone Rosai, e Periferia, di Umberto Boccioni, anch'esse quasi mai apparse in mostre pubbliche. Più di altre culture, quella italiana è legata alla tradizione visiva del genere paesaggistico, dunque a un'idea di naturale largamente prevalente sull'immagine urbana. È solo con le spinte moderniste di fine Ottocento e soprattutto con l'avanguardia futurista che la visione urbana entra progressivamente in scena, divenendo di volta in volta il referente visivo ed intellettuale di un ragionamento esteso all'idea di tutta la modernità. Il genio di Igor Mitorai nella mostra Angeli a Pisa fino al 15 gennaio. Sculture monumentali, bronzi, fusioni in ghisa e disegni che stanno dalla parte degli eroi perdenti, quelli che eternamente fuggono verso la libertà. Il servizio. Fino al 15 gennaio in Piazza del Duomo a Pisa, la mostra Igor Mitorai Angeli, organizzata dall'Opera della Primaziale Pisana, inaugura un nuovo spazio dedicato ad esposizioni temporanee. Lo scultore, in via eccezionale, ha ideato opere per edifici sacri, quali le porte monumentali per la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, la porta bronzea per la Chiesa dei Gesuiti di Varsavia ed anche il gruppo scultoreo in marmo Annunciazione per i Musei Vaticani. La mostra, ideata e diretta dall'architetto Alberto Battarini, si avvale di un comitato scientifico composto da Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, Francesco Buranelli, segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, e dal critico d'arte Luca Beatrice. Mitorai nel suo lavoro si ispira all'uomo contemporaneo e rappresenta le sue fratture e sofferenze. In questi tempi pieni di grandi conflitti politici, religiosi e culturali, ha deciso di stare dalla parte degli eroi perdenti, quelli che eternamente fuggono verso la libertà. Lo scultore utilizza un linguaggio immediatamente riconoscibile, senza riferimenti a modelli classici o mitologici. La scelta delle opere per questa mostra è molto personale e la presenza di angeli ha un significato simbolico che sta nel trovare un po' di serenità e di pace. In mostra circa 100 opere, tra cui sculture monumentali, bronzi, fusioni in ghisa e disegni. Saranno inoltre esposti 50 gessi, per la prima volta raccolti in un'unica esposizione, a formare l'ideale gipsoteca dell'artista. La seduzione della moda, immortalata negli scatti di Giampaolo Barbieri, in mostra al Centro San Benin di Aosta. Un viaggio nella bellezza attraverso foto che sono vere e proprie icone. Vediamo il servizio. Fino al 2 novembre, al Centro San Benin di Aosta, una mostra fotografica dedicata a Giampaolo Barbieri, uno dei nomi della fotografia italiana di moda più autorevoli e noti a livello internazionale. L'esposizione ripercorre la carriera del fotografo attraverso 58 fotografie di grande formato che raccontano la storia della moda dagli anni 60 fino ai primi anni 2000. Dalle
le campagne pubblicitarie per la Maison Valentino, Armani, Ferré e Versace alle copertine di Vogue, in un percorso denso di suggestioni che, descrivendo l'evoluzione del suo stile, offre nel contempo uno spaccato sulla storia recente della fotografia di moda. La mostra è curata da Daria Jurios e da Raffaella Ferrari. Giampaolo Barbieri ha ritratto nel suo studio le icone della mostra e del mondo dello spettacolo, dalla magnifica Audrey Hepburn del 69 alla top model Verushka, a Vivienne Westwood fino a note celebrità del cinema e dell'arte come Monica Bellucci, Angelica Houston, Sophia Loren, Rudolf Nureyev, Jerry Hall, Gilbert and George. L'artista ha contribuito a creare l'immagine di moda lavorando a stretto contatto con gli stilisti e le testate di moda più famose. I suoi scatti glamour hanno ispirato molti altri fotografi. Nelle sue immagini si ritrova una rigorosa ricerca della perfezione formale insieme al racconto e alla narrazione di un altro mondo, quello della bellezza e del sogno. Pupi Avati ai microfoni del Musa People, che parla del suo ultimo lavoro cinematografico, Il ragazzo d'oro, con Sharon Stone e Riccardo Scamarcio, in sala dal prossimo autunno. Indovina che è questo. Mio padre. Il riscatto di un padre attraverso gli sforzi di un figlio è Un ragazzo d'oro, ultima fatica di Pupi Avati. È una delle famiglie di oggi funestate da queste interpretazioni innovative per le quali i figli in genere sono le vittime. Ecco, che se avessero dei genitori un po' più normali, un po' più rassegnati a interpretare quelli che sono i loro ruoli istituzionali che gli derivano probabilmente da millenni di storie antecedente, non produrrebbero questi danni. Quindi una famiglia di questo genere, però un figlio di una dotato di una sensibilità del tutto speciale, come capita, succede soprattutto alle persone penalizzate dalla vita, alle persone punite dalla vita, ai soccombenti, in genere hanno uno sguardo, un'apertura mentale che gli altri non hanno. Ecco, questo ragazzino, questo ragazzo ormai, ha questo sguardo, ha questa sensibilità che mette a disposizione del mondo con una generosità che lo porterà a far sì che lui in qualche modo rinuncerà alla sua salute mentale pur di risarcire questa figura paterna. Nel cast Sharon Stone e Riccardo Scamarcio. Ma lavorare con una diva è stato eccitante a livello adrenalinico, nel senso che si portava presso 250 fotografi, quindi io parlavo a lei, parlavo a 250 fotografi. E la professionalità è fuori discussione, il rapporto umano probabilmente un attimino meno profondo di quanto non sia quando lavoro con i miei attori, però insomma l'abbiamo portata a compimento. La cosa bella di questo film è stata la scoperta invece di un attore straordinario che non conoscevo, che si chiama Riccardo Scamarcio, che secondo me è uno degli attori più straordinari che abbiamo in Italia e che per colpa mia io appunto non conoscevo e che l'ho verificato attraverso una storia molto bella, molto struggente, che lui interpreta come figlio di un genitore che non ce l'ha fatta e lui si sostituirà nel racconto che io faccio a questo genitore fallito che si è suicidato, ne prenderà il posto e farà quello che suo papà non è riuscito a fare. L'autore della settimana è Federico Mollicone, che ci parla del suo libro Roma in scena. Roma in scena, una visione comunitaria per la cultura in Italia, edito da Palombi, è innanzitutto uno sguardo sulla cultura in Italia oggi, che parte dal raccontare delle storie, le storie di come si governa la capitale d'Italia nella cultura e non solo, anche nell'urbanistica e nella riqualificazione urbana. E poi è un catalogo di splendide immagini, la grande bellezza di Roma in 170 immagini, molte di queste la maggior parte professionali e artistiche, che vanno a descrivere i grandi eventi, il Carnevale Romano, il Natale di Roma, la girandola che dà la foto di copertina e che rappresenta un po' il simbolo di quella valorizzazione culturale, che rappresenta anche poi l'aspetto di saggio di politiche culturali, sempre sotto forma di racconto, che parla appunto, ci parla di sussidiarietà, di mecenatismo, delle nuove politiche culturali aperte ai privati, che sono di grande attualità oggi.
Roma in scena è, appunto, rappresenta la grande bellezza di Roma in 427 pagine e raccoglie testimonianze di centinaia di protagonisti della cultura italiana. E restiamo in tema di libri per dare uno sguardo alle ultime uscite. Ritorna Kati Hirscher, la strampalata libraia turco-tedesca nata dalla penna della scrittrice Esmahan Aykol. Un nuovo intenso viaggio per le strade di Istanbul in compagnia di una guida d'eccezione che riesce sempre a strappare un sorriso. È Tango a Istanbul. In 12 racconti, Doctorow conferma la sua camaleontica e a volte funambolica capacità di cogliere l'umanità in tutta la sua stravagante bellezza. Lo scrittore americano è in libreria con tutto il tempo del mondo. June e Val vivono a Red Hook, l'ex zona portuale di Brooklyn, diventata meta di artisti, scrittori e creativi. June è una di quelle ragazze che attrae gli sguardi di tutti, Val invece sembra un alberello che non riesce a far spuntare le foglie. Una sera Val viene trovata a terra fra i sassi, piena di tagli e il respiro appena percepibile. June invece sembra svanita nel nulla. È la trama di Visitation Street di Ivy Pocoda. Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con musica e teatro. Il 6 settembre Ligabue, il rocker dal cuore tenero, come lui ama definirsi, terrà un concerto nello stadio Nereo Rocco di Trieste. Sarà il film muto Maciste Alpino ad aprire la 71esima mostra internazionale del cinema di Venezia. 21 i film in concorso proiettati al Lido a partire dal 26 agosto. 3 i titoli italiani in gara, Il giovane favoloso di Mario Martone, Hungry Hearts di Saverio Costanzo e Anime nere di Francesco Munzi. Ed ora gli appuntamenti culturali. L'arte del comando di Augusto ha ispirato altri imperatori e sovrani venuti dopo di lui. Il Museo della Rapacis di Roma dedica una mostra all'imperatore romano, approfondendo l'aspetto delle sue politiche culturali e di propaganda volte al consenso politico. Dipinti, monete, mosaici, acqueforti e sculture, fino al 7 settembre. La Galleria d'Arte Moderna Bonzagni di Cento, in provincia di Ferrara, ospita i colori, i luoghi e le suggestioni degli scatti di Stephen McCurry, tra i più grandi fotografi dei nostri tempi. Fino al 4 novembre il suo viaggio in foto nel sud-est asiatico. Ed ora siamo giunti alla fine di questa puntata del Musa TV. Se volete potete rivedere i servizi sul sito www.adnchronos.com alla voce multimedia Musa TV. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.